Ma ciao gente! Dalla fantasia alla realtà è un attimo molto spesso. In questo video di oggi vedremo alcune persone che sono diventate famose nel mondo per essere delle vere Rapunzel, con capelli quasi più lunghi di loro tra un po'. Se avete visitato la pagina di gaming ufficiale del canale e siete seduraiati, cominciamo questa incredibile classifica. Alena Kravchenko. È chiamata la Rapunzel dell'Ucraina e non a caso. Tenetevi pronti per sentire quanto sono lunghi i suoi capelli, ben 1,80 m. Sono biondi naturali e non ha usato niente di strano per farli crescere di più. Sono quasi 25 anni che ha smesso di tagliarsi i capelli da quando sua mamma le ha detto, quando era piccola, che la bellezza di una donna è collegata specialmente ai capelli. Lei li ha curati con tutto l'amore possibile, senza mai tagliarli. Adesso tutti la chiamano Rapunzel. E ammettiamolo, a quale ragazza non piacerebbe essere paragonata a un personaggio Disney? Più volte è stata chiamata per fare dei servizi fotografici o da mascotte in alcune feste per bambini o importanti eventi televisivi. Neelanshi Patel. Abbiamo Neelanshi Patel dall'India stavolta, che ha fatto crescere i suoi capelli semplicemente perché ha subito dei forti traumi da piccola quando si trattava del taglio di questi ultimi. Perché a quanto pare ogni parrucchiere in India da cui era andata glieli tagliava male e a lei non piacevano mai. Così ha deciso di tenerli e basta. Adesso ha soli 17 anni e forse la teenager con la chioma più lunga del mondo, quasi 1,5 m. Anzi, non è un forse, perché è pure entrata nel Guinness dei record per questo. E lei è al 100% fiera di tutto questo. A volte anche solo dei capelli possono farti sentire davvero molto realizzata. Natasha Moraes de Andrade. Avere capelli lunghi non sempre vuol dire avere anche la felicità. All'inizio Natasha Moraes pensava sarebbe stata la cosa più bella del mondo, e invece. Quando ancora aveva 15 anni i suoi capelli avevano raggiunto la lunghezza di 1,30 m, ma da lì i problemi sono cominciati. Non poteva andare in spiaggia e divertirsi come gli altri perché li doveva legare per bene, e anche se lo faceva spesso si scioglievano e le toccava poi a casa togliere tutta la sabbia pettinando per ore. A scuola non poteva praticare sport, visto che era impossibile non inciampare, e non poteva accendere il ventilatore in estate perché sennò i capelli le finivano in faccia e volavano dappertutto. Alla fine quindi la ragazza aveva deciso di tagliarli e farlo in diretta TV, guadagnando qualche soldo da dare ai suoi genitori, una cosa che non rifarà mai più di sicuro, quella di farsi crescere i capelli. Frankie Clooney. Questa Rapunzel ha cominciato a far crescere i suoi capelli quando aveva solo 6 anni. E tenetevi pronti, non li lava da quando ne aveva 13, o almeno non in modo normale come gli altri. Sognava un giorno di diventare una sirena con lunghi capelli scintillanti, simile ad Ariel, ma ovviamente con la chioma più bella, come avrete capito. Tutto è cominciato da quando ha visto un libro di sua mamma dove si parlava di una ragazza con capelli lunghissimi e bellissimi. Ad oggi è ancora contenta di avere dei capelli così lunghi, quasi 2 m anche lei, ma il non lavarli sta portando a una brutta conseguenza tipo caduta di capelli ovunque e difficoltà nel pettinarsi. Ma sono solo bazzecole e vuole continuare per la sua strada fino alla fine. Leanne Robinson. Quando aveva solo 11 anni ha cominciato a sognare di voler diventare la nuova Rapunzel. Adorava la storia di questa principessa che veniva salvata da un castello e voleva essere come lei, così ha cominciato a far crescere i suoi capelli sempre di più ed è molto attiva sui social, dove mostra spesso e volentieri questa sua parte per sorprendere le persone. Perfino la sua parrucchiera personale adora scattarle delle foto. Ovviamente non le taglia i capelli, ma le dà piccole aggiustatine quando necessario. Il problema è che ora a 30 anni non riesce a trovare il ragazzo facilmente. Tutte le volte che deve uscire, infatti, ha bisogno di almeno un'ora di preparazione solo per i capelli, che lega in modo da non farli cadere a terra. E dopo la sua preparazione, un'altra oretta buona. Una volta ha dovuto far aspettare un ragazzo ben 4 ore. E come sappiamo, noi maschi non siamo proprio tipi da voler aspettare 4 ore qualcuna. O sbaglio? Amy Chase. Anche Amy a 11 anni aveva dei bellissimi capelli marroni, lunghi quasi 1 m, e ne andava fiera. Ogni giorno li spazzolava e se ne prendeva cura come fossero i suoi migliori amici. Non saranno lunghi come quelli delle donne citate prima in questa lista, ma lei ha forse il cuore più grande di tutti. I suoi capelli erano più lunghi di tutti quelli dei suoi compagni e non li ha mai tagliati da quando era nata. Prima dei 12 ha deciso però di donarli ai bambini malati di cancro che hanno dovuto fare la chemio, perdendo quindi i loro capelli. Sicuramente non avrà più la sua bellissima capigliatura, ma questa bambina avrà per sempre la mia stima e quella di tante altre persone. Anastasia Sidorova. Questa ragazza è diversa da quelle citate prima nella lista perché non è sempre stata una Rapunzel.
In realtà a 18 anni aveva una malattia molto brutta chiamata alopecia, l'incubo di molte donne. La perdita incontrollata e veloce dei capelli, oltre che della quantità, anche della qualità. Ma un medico specializzato è riuscito a trovare una soluzione e metterla a posto risolvendo la sua condizione. Da allora, un po' per paura di perderli di nuovo e un po' perché ama i suoi capelli più di qualunque altra cosa, ha deciso di non tagliarli mai più. Ma non è finita. Capendo quanto sia brutto avere una malattia del genere, ha deciso anche lei di diventare un medico specializzato in certe cose, per aiutare a sua volta chi davvero ne aveva bisogno, a volte anche gratis se era necessario, dando suggerimenti sul mantenimento corretto dei capelli e di ciò che bisognava fare abitualmente per non rovinarli. Aliya Nazirova è una giovane ragazza russa che non ha permesso a nessun parrucchiere di toccarle i capelli fin da quando aveva 8 anni, perché i primi che ci avevano provato le avevano lasciato sempre uno schifo in testa. Da allora è stata così ossessionata dai suoi capelli da aver creato un'intera tabella di marcia, in cui elenca ora per ora quello che deve fare per mantenerli sani e profumati ogni giorno. Adesso sono lunghi 1,5 metri e sembra abbia trovato nuovi modi per riuscire a tenere in forma la sua capigliatura lucente. Forse in questo caso l'ossessione è un po' troppa, ma i suoi amici e genitori l'accettano senza problemi, anche se spesso e volentieri non possono fare certe cose perché lei non può andare ovunque con capelli così lunghi. Oggi a 23 anni dice di essere sempre più felice per ciò che ha e vorrebbe anche guadagnarci qualche soldo facendo la modella, ma come abbiamo visto ci sono tante altre ragazze in classifica che dovrà sfidare. Nilin May. A 63 anni Nilin May è fiera di avere i suoi 2,30 m di capelli. Deve alzarsi su una sedia per riuscire a farli vedere completamente però. Ha avuto molta pazienza nella vita, aspettando ben 20 anni che arrivassero a tale misura, e ovviamente ha usato tanti trucchetti casalinghi. Sembra bevesse latte quasi 2 volte all'ora e non usasse mai nessun tipo di shampoo, solo delle maschere e una sciacquata di tanto in tanto. Ah, e ovviamente non ha mai permesso a nessuno di avvicinarsi a lei con delle forbici, ma penso fosse sottointeso. E pausa quiz! Intanto siete già passati dalla pagina di gaming ufficiale del canale? Se non l'avete fatto vi consiglio di andarci ora per avere un mese di fortuna in ogni interrogazione di classe e di iscrervi assolutamente. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande o banciancio alle bande? Chi mi sa dire a cosa serviva questo gadget per auto che abbiamo visto in un video precedente? Scriverò un commento in primo piano dove potrete rispondere e andiamo avanti. Jiquinping. Ji Qingping è una donna cinese che detiene il record per i capelli più lunghi del mondo. L'8 maggio 2004 i suoi capelli sono stati misurati a 5,6 metri. Ha iniziato a farli crescere dal 1973 all'età di 13 anni e detentrice del Guinness World Record per il 2004. Sin da quando era piccola ha preso molto sul serio questa cosa dei capelli. Così tanto da trovare la sua routine quotidiana con prodotti solo naturali che dovevano servire a farle crescere ancora di più la sua incredibile capigliatura. Lister Firi. Nelle province est della Zambia abbiamo una donna di 48 anni che tiene in vita il nome di Rapunzel grazie ai suoi lunghissimi capelli, ma non avendo i soldi per poter andare da qualche costoso parrucchiere o comprare prodotti come si deve, si fa aiutare spesso dalle vicine di casa, che le danno rimedi naturali creati da loro e la aiutano a sostenere i capelli durante i momenti più difficili, quando per esempio deve pettinarseli. Una cosa che adora fare è arrotolarseli, per questo impiega ben 3 ore al giorno, ma ne vale completamente la pena, perché poi dopo averli legati come si deve riesce a camminare tranquillamente senza inciampare 1000 volte. Con questo concludiamo, che dire, io sono contento dei miei capelli corti, non voglio avere tutti sti problemi. Noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.